Paolo Nardovino, Main Trend Analysis, in nostra compagnia. Ciao Paolo e grazie come sempre per la disponibilità. Ciao Giacomo, un caro saluto a tutti i telespettatori di Le Fonti. E allora subito ti chiedo un commento sia all'apertura di Wall Street e sia comunque al dato dell'inflazione, come detto insomma al di sopra delle attese, ma anche in qualche modo previsto che fosse al di sopra delle attese. Paolo. Sì, cioè da dire il presidente Powell aveva preparato il terreno per un dato ad aprile superiore al 4% mensile. E in effetti abbiamo avuto il 4,2% e leggevo che l'inflazione corre al 3%. Sono dei dati che sono al di sopra delle stime degli analisti, però comunque sono dati tutto sommato che potrebbero rientrare in una fase transitoria. Ora il problema vero è vedere se questo effettivamente è soltanto un picco inflazionistico che interessa un periodo transitorio, così come sostiene il presidente della Fed e sostengono anche altri componenti del board, oppure è l'inizio di una fase in cui l'inflazione tornerà al centro del parco, soprattutto se i prossimi mesi dovessimo trovare dei valori al di sopra, costantemente al di sopra del 3,5-4%. Quindi è un primo alert questo. Il mercato lo ha subito, però diciamo attutito, perché appena è stato comunicato il dato, subito dopo c'è stato un affondo sull'indice Standard & Poor's che ha rotto momentaneamente la soglia dei 4.100 punti, il Nasdaq è andato al di sotto dei 13.100, non rompendo i minimi di ieri, come giustamente facevi notare tu, quindi siamo nel novero delle reazioni composte del mercato ad un dato che effettivamente potrebbe segnare uno spartiacque tra un periodo diciamo di bassa inflazione e invece un periodo di inflazione un po' più da monitorare. Il dato è il più alto dal 2008, quindi esatto. È un cambiamento epocale, che stiamo parlando di un dato. E aggiungo Paolo, perdonami se ti interrompo, ma pochi secondi, che il più 3% core di aprile, che hai citato anche tu, è il più alto negli ultimi 26 anni. Sì, quindi comunque è un dato che rappresenta un cambiamento epocale da un punto di vista dell'inflazione. Poi leggevo ieri che anche la ricerca della parola inflazione sui motori di ricerca ha raggiunto dei picchi che non si vedevano da decenni, perché ci sono intere generazioni di trader che non hanno mai avuto modo di ascoltare o di occuparsi del problema dell'inflazione. Ora, se si presenta questo problema, sarà uno dei fattori da tenere in considerazione anche nell'attività di trading. C'è da dire che la reazione del decennale, del rendimento sul decennale è stata immediata, però tutto sommato contenuta, perché siamo ancora al di sotto dell'ultimo picco che aveva fatto il 29 aprile, che è a 1,68 e 6 il grafico del decennale. Siamo ancora al di sotto. Se dovessimo nella seduta odierna o nelle prossime sedute superare questo valore, allora molto probabilmente vedremo una nuova debolezza sui mercati. Per adesso, ripeto, la reazione è contenuta, lo Standard & Poor's sta cercando anche di recuperare la quota 4.130, non mi sorprenderebbe fare in giornata escursioni anche in alta volatilità, perché vediamo che il VIX sta man mano superando anche la soglia psicologica dei 20 punti, quindi rientriamo nuovamente in una fase in cui c'è volatilità sul mercato, non potrebbe essere altrimenti con questo tipo di dati. Oggi pomeriggio non sono finiti i dati, c'è ancora il dato sulle scorte di petrolio. 16.30, esatto. 16.30, quindi anche quello potrebbe essere un altro fattore di movimentazione, soprattutto del settore oil. Per quanto riguarda invece i vari settori del mercato, naturalmente il settore più penalizzato è il Nasdaq del mercato americano, l'indice tech, che è quello anche che ha subito il maggior contraccolpo dal dato
intorno alle 14:30 quando è uscito. Adesso il Nasdaq sta cercando di recuperare i 13.200, però finché resta sotto i 13.400 punti, la situazione del Nasdaq resta, a mio avviso, ancora diciamo ribassista, non è ancora in una fase di sicurezza, mentre lo Standard & Poor's a quel livello, a 4.100, diciamo, quell'area lì di supporto che per ora sta reggendo, e probabilmente rivedremo anche i livelli che abbiamo visto stamattina sull'indice Standard & Poor's in giornata. Aggiungo peraltro che il ragionamento di Paolo ha iniziato il suo ragionamento citando giustamente Jay Powell. Oggi, questa sera, è teso un discorso del vicepresidente della Fed, Clarida, uno dei membri più influenti dell'ala dovish, insieme al presidente della Fed di New York, Williams, e quindi ovviamente ci si aspetta adesso che dica qualcosa di interessante in qualche modo, fermo restando appunto il terreno che aveva appunto preparato Jay Powell nel suo precedente intervento, come ha ricordato appunto Paolo Nardovino nella sua prima riflessione. Ovviamente intanto c'è per qualcuno comunque i timori per un'inflazione fuori controllo cresce dopo questi dati pubblicati, appunto aumentati del 4,2% il dato dell'inflazione. C'è anche un amico, Paolo, che ci chiede cosa può comportare per le borse mondiali ed europee e per il cambio euro-dollaro? Lui dice l'aumento dei tassi americani visto l'inflazione che corre. Non so se lui si riferisce a un possibile cambio di politica improvvisa, dato che l'inflazione corre da parte delle banche centrali, o se fa riferimento al rendimento dei tassi USA che stanno risalendo, non in maniera, diciamo, schizofrenica, ma comunque lo stanno facendo. Non so, diciamo, quale può essere Allora, una risposta, Paolo. sì, per dare una risposta, mettiamo i numeri. A mio avviso, finché il rendimento sui titoli di Stato decennali resta al di sotto del 2%, non vedo grossi cambiamenti né sulle tendenze di fondo del mercato e neanche sul cambio euro-dollaro. Se invece dovesse proseguire l'aumento dell'inflazione anche nei prossimi mesi, e quindi il rendimento sui titoli di Stato dovesse portarsi al di sopra del 2%, molto probabilmente la Fed si troverà la mano forzata diciamo, a quantomeno annunciare un possibile cambiamento della politica. Questo comporterebbe di conseguenza un parziale rafforzamento del dollaro e probabilmente anche una correzione più marcata sul mercato delle equity, perché poi ci sarebbe il travaso dal mercato delle equity al mercato obbligazionario, perché a quel punto con i rendimenti che vanno al di sopra del 2% e a questi prezzi di mercato equity, la convenienza a restare comunque in un mercato rischioso viene meno, quindi il premio al rischio si assottiglia e molto probabilmente ci sarà questo travaso. Però allo stato attuale, soprattutto alla luce di quello che ha già detto il presidente Powell, che comunque ha detto di non considerare come fondamentali i picchi che avremmo visto ad aprile e probabilmente anche a maggio sui valori dell'indice ICP, l'indice dell'inflazione, diciamo siamo ancora in una fase in cui il mercato sta osservando. Da un punto di vista tecnico, noi abbiamo dei livelli di supporto importanti sul mercato americano, soprattutto se guardiamo dei grafici settimanali. Adesso condivido lo schermo un attimo. Sì. Vi faccio vedere l'indice che guardo io, che è lo Eccolo standard, qua. questo è il grafico dello Standard & Poor's settimanale, tracciato con le linee di Gann a partire dal minimo del 2020. Per quanto riguarda questa settimana, abbiamo, diciamo, ancora una tranquillità finché siamo sopra l'angolo 1 per 1, questo rosso. Però c'è un alert perché la barra settimanale è un outside bar fino adesso, e per adesso siamo anche con livelli attuali ancora sotto i minimi della settimana scorsa. Questa barra ha mangiato in pratica le 4 settimane precedenti, e solitamente le barre settimanali sullo Standard & Poor's sono
indice di possibili fasi di rallentamento e o di inversione. Il minimo che ha fatto l'indice, il valore indice, parlo, quindi 4.111 di ieri, è un valore importante la settimana prossima perché rappresenta proprio il valore dell'angolo, di questo angolo qui, nella prossima settimana. La prossima settimana è una settimana molto importante perché è la 60ª settimana dal minimo del 2020 e poi apre anche la settimana anniversario per il Dow Jones, perché il Dow Jones farà il compleanno il 26 maggio, compirà 125 anni l'indice Dow Jones, e quindi sono date e eventi, diciamo, importanti per chi utilizza l'analisi ciclica di lungo periodo. Allo stato attuale siamo ancora in una fase, ripeto, siamo in una fase in cui il mercato sta assorbendo il colpo di questo dato, che comunque è un dato importante, non è un dato da trascurare, però finché siamo sopra questi angoli dinamici importanti, la tranquillità c'è. La rottura invece dell'angolo proietterebbe poi lo standard and pure a correzioni più marcate, potremmo anche vedere il test ai 4.000 o sotto. Il livello, a mio avviso, l'ho già detto l'altra volta, ne parlavo proprio con te. Da Sì. non violare al ribasso è questo, è il minimo del 22 marzo, che è 3.850, quest'area qui. Questo è il livello ultimo al di sotto del quale, a mio avviso, inizia una fase correttiva più importante e più marcata. Questo per quanto riguarda lo Standard & Poor's. Il Nasdaq ha un'altra configurazione e lo vediamo. Il Nasdaq molto probabilmente il massimo di questo trimestre l'ha già fatto, è stato un massimo, adesso mettiamo un grafico giornaliero così si vede meglio. Quello dello Standard & Poor's era settimanale, corretto? Sì, questo è il Ok. grafico giornaliero del Nasdaq, abbiamo avuto un doppio massimo, c'è stata la rottura di un angolo, questo è l'angolo che parte da marzo, la figura è un po' più debole rispetto allo Standard & Poor's. Naturalmente anche per il Nasdaq vale lo stesso discorso, potremmo avere affondi al di sotto dei 13.000, che è il livello più o meno indicato ieri, ieri ha fatto 13.065. Però io mi fermerei come target tra i 12.600 e 12.800, ecco, questo vedrei come livello di possibile fase di ritracciamento. Se invece dovesse bucare questo minimo qui, che è il minimo di marzo del 2021, allora inizia una fase correttiva più importante e più marcata e potremmo andare a fare test anche a livelli molto più bassi in area 12.000, ma allo stato attuale è una ipotesi che io ritengo ancora remota. Intanto stavo guardando anche l'andamento dei titoli principali, ovviamente del Nasdaq, ma non soltanto, insomma vedo Apple che perde l'1,72% a 123 dollari e 76 ad azione, Amazon meno 1,15, 3.186 dollari, su Amazon peraltro c'è la notizia di oggi che vince l'appello in tribunale mentre durante la battaglia legale contro l'UE per una fattura fiscale di 300 milioni di euro. Il Tribunale dell'UE ha affermato che la Commissione non è riuscita a dimostrare che il Lussemburgo aveva concesso ad Amazon un vantaggio fiscale illegale. Questa è la sentenza sostanzialmente, la seconda contro la Commissione in meno di un anno. A luglio, infatti, il team dell'UE, guidato da Margaret Vestager, non è riuscito a dimostrare che il governo irlandese, forse lo ricorderete, Restate, aveva concesso un vantaggio fiscale a Apple. Quindi, seconda battaglia al momento persa da parte dell'UE nei confronti dei colossi americani. Tornando al mercato, Facebook meno 0,88, 303 dollari e 84, Microsoft 243 dollari e 46 meno 1,12, Netflix meno 0,93. Che insomma continua a scendere Netflix sostanzialmente, ieri con l'11 maggio ha segnato il minimo da novembre 2020, Tesla meno 0,58, 613 dollari ad azione. Questi insomma i titoli più importanti, poi segnalo anche Nvidia meno 0,63%, 568 dollari ad azione. Questo la panoramica insomma dei titoli singoli di Wall Street. Non so se da questo punto di vista, Paolo, hai qualche azione, insomma, qualche titolo interessante che stai monitorando, o magari quelli di cui abbiamo parlato settimana scorsa, insomma, nelle scorse settimane, se hai qualche aggiornamento a riguardo.
Sì, allora, per quanto riguarda Apple, io questo è un grafico mensile che mostro Eccoci. sempre. Apple ha chiuso sul massimo che ha fatto a gennaio un quadrato di 144 mesi dal minimo, che è questa figura di Gann, molto preciso è stato, 144 mesi, 144 dollari ai prezzi attuali. Quindi abbiamo visto che anche in un mercato che poi ha proseguito al rialzo da gennaio in poi, sia il Nasdaq che sia lo Standard & Poor's hanno rinnovato i massimi, ma il titolo Apple, e questo è una delle meraviglie delle tecniche di Gann, aveva chiuso il suo periodo e quindi da allora non ha più fatto massimi, anzi sta riproponendo una fase ribassista, questo è il grafico giornaliero, molto probabilmente andremo al retest di quest'area qui che è il 116, che era già un minimo importante anche calcolato con alcune tecniche di Gann. Se dovesse tenere questo minimo, potremmo anche ritrovare la forza sull'indice, altrimenti l'autore di questo minimo proietterebbe a livelli in area 103, che poi è diciamo il target di tutta la fase ribassista che potrebbe essere di questo semestre. Per quanto riguarda gli altri titoli che hai citato tu, i principali titoli sono tutti in fase di ritracciamento. Non dimentichiamo che su Amazon c'era stata la vendita di Jeff Bezos, proprio sui massimi, Certo. aveva venduto una grande quantità di azioni e anche nel 2020 aveva avuto un timing perfetto, Bezos, a vendere sempre il giorno prima che il titolo facesse registrare il massimo. Anche sugli altri titoli del settore tech, vediamo Netflix che ha abbandonato i 500 dollari. Ci sono dei titoli nuovi sui quali io nei miei servizi, diciamo, mi sto concentrando anche con analisi sui fondamentali. Ce n'è uno, a mio avviso, che va assolutamente preso in considerazione, che è UiPath. Ha fatto l'IPO nella fine di aprile, il 21 aprile, e nella seduta di ieri aveva, adesso lo cerchiamo, ve lo metto, ieri aveva Beh, che è fatto un quotato da poco sul sì, Nasdaq, oh, corretto? bravissimo, però a mio avviso è un titolo. Ieri aveva fatto addirittura un minimo sotto il prezzo dell'IPO e quindi Vero. diciamo, i miei clienti hanno avuto il vantaggio di prenderlo a prezzi abbastanza bassi. A mio avviso è un titolo da tenere, un portafoglio da prendere e da tenere, perché questa è un'azienda che farà parlare molto di sé. È un'azienda che fa robotica rumena, tra l'altro è un'azienda rumena, quotata al NICE. A mio avviso è uno dei titoli dei prossimi anni, di cui sentiremo parlare nei prossimi anni. Ce ne sono tanti altri di questi titoli. Ci sono anche dei titoli italiani che io nei miei servizi cerco di analizzare con i miei clienti. Oggi c'è addirittura uno di questi titoli che stiamo analizzando ormai da molti mesi e stiamo portando avanti nei piani di investimento, che è Portobello, quotato a Lime. Oggi ha fatto il nuovo record storico. Guardate che questo è un titolo italiano, sembra uno dei titoli del Nasdaq. Questo è il grafico settimanale di Portobello, che è stato quotato diciamo, nel 2018 valeva sui 4, oggi vale 40. Ci sono anche nel mercato italiano, soprattutto nel Lime, dei titoli che sono quotati anche quest'anno, che a mio avviso vanno presi in grande considerazione, anche perché a fine mese ci sarà la ridefinizione anche di tutto il mercato italiano, perché passerà sotto l'egida dell'Eurex, e anche Lime cambierà nome, e avranno accesso a Lime tutti gli investitori che attualmente investono sull'Euronext Growth. Probabilmente molti titoli di questi che stanno performando il mercato Lime. Ora, se guardiamo un grafico del Lime, l'avevo preparato, ecco qui, questo è Questo è Lime, il Line. mercato AIM, cancello un attimo gli angoli così facciamo vedere soltanto la performance, da novembre ad oggi. Cioè, vedete, questo è l'indice AIM, stiamo parlando di un indice che ha performato meglio del Nasdaq. Sì. Sì, da 5.000 a novembre era 6.000 e è arrivato a 9.400, 9.200. Sono le piccole e medie imprese italiane, Sì, per chi non lo sapesse, tra ad le quali alto ci sono potenziale di delle imprese crescita. gioiello, ci sono veramente delle imprese gioiello. Io consiglio vivamente di approfondire il settore. Magari chi vuole si può anche abbonare ai miei servizi, io faccio le analisi
quotidianamente su questo tipo di titoli, ci sono dei titoli che non risentono neanche degli andamenti di correzione sui tecnologici. Ci sono delle aziende quotate da poco che comunque stanno crescendo in maniera anche vigorosa, ed è un mercato da non sottovalutare. Quindi io adesso diciamo, sto concentrando un po' più l'attenzione su titoli che possono darmi una performance di lungo periodo importante, piuttosto che concentrarmi sui big che già hanno dato, abbiamo visto il caso di Apple, anche Amazon, Facebook, sui quali la fase correttiva potrebbe pesare anche di più rispetto a questo tipo di titoli. Stavo intanto guardando che il mercato europeo si mantiene tutto positivo, tutto intorno al mezzo punto percentuale. Il DAX è quello che corre di più, si è riportato in area 15.200, mentre il mercato americano sta in qualche modo riducendo le perdite in maniera, diciamo, non particolarmente forte, però Nasdaq, che avevamo visto che perdeva l'1,2 e l'1,3, adesso è sotto dello 0,9%, Standard & Poor's 500 meno 0,62, Dow Jones meno 0,5, ha ripreso a correre il petrolio 66,24 più 1,2%, mentre l'oro rimane in area 1830. L'oro è un altro di quegli asset che non sta ancora trovando una certa direzione nella seduta di oggi. Evidentemente gli investitori stanno cercando di capire se il dato dell'inflazione è preoccupante o meno, perché poi oro e inflazione spesso vengono messi insieme per il fatto che l'oro rappresenta un po' uno scudo, insomma, in qualche modo. C'è anche chi ci chiede, Paolo, un giudizio sul settore NFT americano. Io non so se tu lo segui da vicino, quel settore, e se hai voglia, insomma, di rispondere a Carlo, appunto, che ci ha lanciato questo ulteriore tema da mettere sul tavolo. Sì, allora il settore NFT americano ha avuto una fase di vigore anche eccessivo tra la fine di febbraio e il mese di marzo. Poi ci sono state delle vendite, una correzione importante che ha interessato quasi tutto il settore, non tutto il settore, perché ci sono dei titoli, ad esempio uno dei titoli che è Playboy, che è legato in un qualche modo al settore NFT, che invece ha continuato una performance positiva. Però in generale quelli che hanno proprio il core business nel settore NFT hanno avuto una fase correttiva importante. Lì c'è da stare molto attenti perché sono dei titoli estremamente volatili, vanno misurate le size in modo da non, diciamo, compromettere l'investimento, però io non ritengo che sia una bolla scoppiata e finita, perché assolutamente ne sentiremo ancora parlare del settore e anche di titoli che hanno fatto da guida in quel settore. Quando diciamo, si calmeranno un po' più le acque anche sul mercato tecnologico, li rivedremo nuovamente a prezzi, a mio avviso, a prezzi elevati. Ci sono alcuni titoli, ora vorrei fare dei nomi, OCG, TKA, ZKIN, che attualmente stanno a prezzi abbastanza contenuti rispetto ai massimi che abbiamo visto a febbraio, e potrebbero anche essere delle occasioni sui quali entrare magari a piccole size. In generale il settore è un settore estremamente volatile, è un settore nuovo sul quale si sta puntando anche con un'eccessiva speculazione, però in un'ottica di lungo periodo, in una prospettiva di lungo, è un settore da mantenere nel portafoglio. Perfetto, ovviamente per chi volesse, insomma, avere qualche informazione in più da Paolo, insomma, a parte Main Trend Analysis, ti trovano, Paolo, tranquillamente su Facebook, insomma, sui social, tu ci sei. Social, trovano il mio nome, mi contattano, sono felice di rispondere alle domande. Grazie intanto per aver risposto alle nostre, caro Paolo, e buon lavoro, ci sentiamo presto. Grazie a voi, un caro saluto a tutti.